Sei nel tuo posto felice? Sì. In my happy place. Pa, 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 pa. In my happy place. Pa, 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 pa. Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Oggi sono in uno dei miei happy place, un punto panoramico che sta a circa 20 minuti da casa mia, che raggiungo molto facilmente, soprattutto uno di quei posti dove vengo in mountain bike quando finisce la giornata di lavoro e ho voglia di staccare. In my happy place. Pa, 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 pa. In my happy place. Pa, 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 pa. Questo è un happy place e per raggiungere l'happy place la cosa migliore è avere una bicicletta che ti permette di farlo, ed è per questo che oggi siamo qui a presentarvi la nuova Jam Square, il modello da all mountain da 150 mm della tedesca Focus. Fin da subito potete capire che la Jam Square è cambiata molto, davvero tanto. Soprattutto la prima cosa che salta all'occhio è il fatto che l'ammortizzatore non sia più in posizione verticale, ma adesso sia in posizione orizzontale subito sotto il top tube. L'altro grosso cambiamento è che non c'è più il motore Bosch Smart System, ma lo Shimano Steps EP8, quindi l'ultimo nato della famiglia Shimano in fatto di motori per biciclette elettriche. Quello che rimane invariato della Focus Jam Square è il suo carattere, una all mountain pura, pensata tanto per scendere quanto per salire. Anzi, forse il nuovo modello è pensato ancora di più per salire, perché se il vecchio modello aveva la possibilità tramite un flip chip di cambiare la dimensione della ruota posteriore super facilmente, quindi passare da 29 a 27 e mezzo, qui invece siamo solo sulla piattaforma 29 pollici per il momento. Quindi già da questo si capisce che è stata una bicicletta che è pensata proprio per essere il più versatile possibile, per salire veloce, per scendere ancora più veloce. Più che per salire veloce, per salire con confidenza e sicurezza. Io per il momento sto facendo uno short test, ho fatto uno short test perché l'ho provato solo per 2 giorni e tra l'altro su sentieri particolarmente innevati, che quindi non permettono proprio di provare al massimo una mountain bike. Ma ho appena fatto la salita test e-bike, quella salita tecnica molto difficile che io provo con tutte le e-bike, e devo dire che nonostante fosse completamente bagnata, completamente piena di foglie e con anche qualche tratto di neve, sono riuscito a farla abbastanza bene. Ho messo il piede a terra solo una volta, più per errore mio che per errore della Jam Square, ma lì mi ha veramente stupito, perché veramente si è comportata molto molto bene in salita, super trazione. Questa è la prima cosa che ho notato sulla nuova Jam Square. Rientro molto bene. Rimane il sistema ammortizzante Fold, quindi abbiamo un anti-squat molto elevato, quindi quando si va a spingere sul pedale la sospensione va a comprimersi molto poco, si ha un ottimo lavoro della sospensione soprattutto sulle piccole asperità, quindi questo si traduce in un'efficienza di pedalata, considerando anche il fatto che con il motore Shimano EP8 si ha una pedalata molto naturale, molto più naturale rispetto agli altri sistemi di assistenza elettrica, ma si ha anche, sempre grazie alla sospensione Fold, una ottima sensibilità sulle piccole asperità che si tramuta in precisione di guida e in grip quando serve. Parlando di precisione di guida, si deve parlare di aumentata rigidezza della Jam Square. Sia la serie sterzo, che è stata maggiorata, quindi è stata portata un pollice e un ottavo nella parte inferiore e un pollice e un ottavo nella parte superiore, ma anche il tubo sella, che è da 34,8 mm. Questo per 2 motivi: uno, per rendere più rigida la parte centrale della bicicletta e quindi riuscire ad avere una struttura che risponde meglio alle richieste del biker, e l'altro perché così si ha un reggisella telescopico da 34,8 più rigido, che permette di flettere meno, e questo ne migliora il funzionamento. Va a aumentare il peso, ma qui stiamo parlando comunque di una e-bike, quindi una bicicletta con motore elettrico, e proprio perché siamo passati al sistema Shimano EP8
è aumentata anche la batteria, che è diventata 700 watt/ora, ed è per questo motivo che Focus ha dovuto spostare l'ammortizzatore facendolo passare dalla parte verticale alla parte orizzontale, in modo da avere più spazio per la batteria da 720 watt/ora. Nonostante questo, nonostante la batteria più grande, c'è comunque spazio per una borraccia a 750 ml. Questo perché Focus ha lasciato ampio spazio nel triangolo anteriore e in più si ha la possibilità di utilizzare un adattatore che permette di utilizzare senza problemi qualsiasi tipo di portaborraccia. Cosa che non è cambiata invece è l'integrazione dei cavi con il sistema CIS, ovvero Cockpit Integration System, che praticamente fa sì che tutti i cavi entrano dalla parte anteriore dell'attacco manubrio e poi si diramano all'interno del telaio, lasciando il telaio completamente pulito e molto 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 lineare. La nuova Focus Gem Square si è rimodernata anche nelle geometrie e quindi abbiamo una serie sterzo più aperta, un reach allungato e un angolo piantone verticalizzato, che è quello che dà una mano a migliorare la trazione in salita e a centrare meglio il corpo quando si è in salita e quando si va a spingere. Quindi l'angolo di sterzo è da 65.5 gradi, mentre il tubo piantone è da 76.5 gradi. Cosa è aumentato? È aumentato anche l'interasse, che è di 1223 mm in taglia M. Parlavamo prima di flip chip sul carro posteriore. Il flip chip c'è anche sulla Gem Square 2022, ma sul link del mono, e permette di andare a modificare la geometria aprendola o chiudendola di mezzo grado, in modo da adattare la bicicletta alle esigenze del rider e a seconda di quello che vuole utilizzarla, se per un lungo giro in montagna oppure per un'escursione più breve e super cattiva in discesa. Altra cosa molto interessante è il gommino di protezione, questo qui, che evita che la forcella, quando si gira tutta, vada a impattare contro il telaio e contro la batteria. Come dicevo prima, io non l'ho potuta provare tantissimo, ci ho fatto circa 30 km al momento, ma continuerò a farli nel corso di queste settimane, sperando che la neve cali un po' e si riesca ad andare a provarla un po' veramente a gas aperto. La cosa che ho notato di più è le qualità aumentate in salita, veramente una grande trazione quello che ho sentito, e posso anche dire che mi ha dato molta confidenza in discesa. Non l'ho provata al massimo, non ho potuto veramente andare a spingere tanto in discesa perché le condizioni del terreno non me l'hanno permesso, ma in queste condizioni molto critiche di sentiero molto bagnato, sentiero fangoso con varie parti coperte dalla neve, ho trovato una buona confidenza, soprattutto una buona posizione in sella, ben centrato all'interno della bicicletta, e quindi devo dire che, nonostante le difficoltà date dal terreno, la Gem Square mi ha dato delle buone sensazioni, però c'è ancora da vedere come si comporterà veramente sui suoi terreni. Mi piacerebbe portarla su un terreno molto roccioso, molto scassato, per vedere dove arriva al suo limite. Quindi avete ben capito che questo non sarà il primo e non sarà neanche l'ultimo video che vedrete a proposito della nuova Focus Gem Square. Per oggi è tutto, ci vediamo presto con il test completo di questa bicicletta, ma come al solito vi lascio con i tre consigli finali, ovvero mettere un bel like a questo video, iscrivervi al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso e soprattutto gas aperto. Alla prossima! Mamma! Mamma mia! Non girare il manubrio, Andrea, perché sennò la sedi in terra.